Questo libro è una metafora. Dico che è metaforica questa storia romanzata perché contiene tutta una serie di insegnamenti che riguardano al fatto di questo allontanamento dell'uomo della natura e che sta portando all'uomo verso un periodo molto critico. Mi riferisco alla data fissata nel calcolo astronomico Maya, che dice che il calcolo finisce il 21 del dicembre del 2012. La conoscenza astronomica che loro avevano era enorme e faceva capire che si chiudeva un ciclo e cominciava un altro. Voleva dire questo, ci tenevamo a dire questo perché c'è molta gente che fa sempre le domande: che cosa succede? Che cosa succede dopo? E dopo è quello che sta scritto in questo libro. E se parla in il Perù di una era unica, un salto evolutivo della umanità, ma sarà un cambiamento positivo, perché sarà un periodo in il quale l'essere umano comincerà a capire la potenzialità che esiste a soffitta dentro di sé. Comincerà a capire che uno sta usando tutto quello che il divino o la divinità le ha. E qui si parla della storia di due persone, che uno dell'emisfero sud e uno dell'emisfero nord, che fanno insieme questi percorsi. E in questo percorso ognuno dice la sua e ognuno cerca di capire quello che dice l'altro. Questo di capirsi è una faccenda che non è mica facile, ma comunque è una cosa necessaria, perché se un domani dobbiamo vivere pace, in armonia e serenità con molto amore, dobbiamo conoscere chi siamo noi, chi sono le altre persone che stanno con noi.